Vediamo adesso la diabatica, primo principio della termodinamica, sarebbe calore uguale lavoro più variazione di energia interna, ma il calore è zero perché in una diabatica non c'è scambio di calore tra il gas e l'ambiente esterno. Allora il primo principio diventa 0 uguale L più delta U, spostando di qua e di là, separando i due termini, il lavoro è uguale a meno la variazione dell'energia interna. Vediamo che significa con la diabatica di espansione. Trattandosi di un'espansione, il gas compie lavoro motore e vuol dire che cede, per esempio, 10 joule di energia all'esterno. Da dove prende il gas questi 10 joule di energia per compiere il lavoro motore? Non può prenderli dal calore assorbito perché non assorbe calore, allora è costretto a pagare questo lavoro attingendo energia alla sua energia interna. La sua energia interna diminuisce di 10 joule. Per fare un lavoro motore deve ridurre la sua energia interna. Per questo motivo si raffredda e adesso possiamo anche capire perché la diabatica ha questo andamento, cioè scende da una temperatura a un'altra più bassa nel caso di espansione. È esattamente quello che succede con le bombolette spray che servono per gli infortuni, per esempio per chi gioca a calcio. Infatti, nel momento in cui il gas fuoriesce, compie lavoro perché spinge l'aria esterna. E questo lavoro lo paga con una diminuzione della sua temperatura. Ecco perché lo spray esce freddissimo. Non perché fosse freddo all'inizio, all'inizio era a temperatura ambiente, ma perde temperatura nel momento in cui compie lavoro per uscire. La situazione è questa: il gas compie lavoro, 10 joule per esempio, e non potendo però ricevere calore dall'esterno, deve attingere alla sua energia interna, che diminuisce di 10 joule. È rispettato il primo principio della termodinamica perché il calore scambiato è zero e i 10 joule di lavoro motore sono perfettamente compensati dai meno 10 joule di variazione di energia interna. Quindi per fare lavoro motore diminuisce l'energia interna. Ancora la diabatica, ma stavolta con una compressione. Quindi il gas riceve energia, a differenza di prima, la riceve in forma di lavoro, quindi un lavoro di meno 10 joule. Siccome non può liberarsi di questa energia ricevuta, scambiando calore, per esempio cedendo calore all'esterno, è costretto a mettere questi 10 joule nella sua energia interna, quindi il gas si riscalda e quindi capiamo perché mentre diminuisce di volume la sua temperatura aumenta e si porta su un'altra isoterma più alta. Il gas subisce un lavoro resistente di 10 joule, quindi riceve energia dall'esterno, non potendo liberare all'esterno questa energia ricevuta in forma di calore, cioè non può cedere calore all'esterno per liberarsene, la immagazzina nell'energia interna che aumenta di 10 joule, così il gas si riscalda. Questa è la situazione, il gas riceve energia dall'esterno in forma di lavoro, meno 10 joule, aumenta la sua energia interna perché immagazzina questa energia che riceve nell'energia interna, cioè tra le molecole che si agitano di più. Di nuovo il primo principio della termodinamica è rispettato perché il calore è zero, il lavoro stavolta a segno negativo, quindi meno 10 joule lavoro ricevuto, e più 10 joule l'aumento di energia interna, 0 uguale 0. L'esempio di adiabatica in compressione e riscaldamento è in qualche modo simile all'isocora di riscaldamento con aumento di pressione. Infatti, in entrambi i casi il gas aumenta di 10 joule la sua energia interna, ma la differenza consiste nella forma di energia che riceve, perché nell'isocora il gas riceve calore, mentre invece nell'adiabatica il gas riceve lavoro. Sono sempre due forme di energia, però sono appunto due forme di energia diverse. In entrambi i casi, comunque, questa energia ricevuta di 10 joule, il gas la immagazzina nell'energia interna.